Nel nord dell'Iraq si moltiplicano le sconfitte per i militanti dello Stato Islamico. L'esercito iracheno e i militari curdi Peshmerga, appoggiati dall'aviazione statunitense, stanno riconquistando terreno nella guerra contro gli jihadisti. Una guerra che, assicurano i responsabili militari che hanno condotto le operazioni ad Amerli, minaccia da vicino l'Occidente. Questa è la prima linea della guerra al terrorismo e se non li fermiamo qui verranno in Occidente. I militanti dello Stato Islamico verranno nel Regno Unito, in Europa, negli Stati Uniti. Bisogna fermarli senza esitazioni, dice Baflet Talabani, fondatore del corpo d'élite curdo per la lotta al terrorismo, figlio dell'ex presidente iracheno Talabani. La riconquista di Amerli, città turcomanna rimasta sotto assedio per oltre 2 mesi, è il simbolo del momento di difficoltà dello Stato Islamico. Le altre città tornate sotto il controllo iracheno sono Sulayman Beg, 175 km a nord di Baghdad, e il villaggio di Yankaya. Ieri il primo ministro iracheno uscente Nouri al-Maliki ha visitato Amerli e ha elogiato la collaborazione tra l'esercito iracheno e i combattenti sciiti contro gli estremisti dello Stato Islamico.